Ciao, lieto di averti nuovamente qui sul mio canale e anche oggi siamo nella natura, un bosco pianeggiante di querce, di pini, di aceri e anche oggi siamo qui per una breve chiacchierata astrologica. Nel mio video precedente, partendo da questa idea che appunto la natura ci consente di capire l'astrologia e allo stesso tempo l'astrologia ci consente di connetterci alla natura, mi sono soffermato con te su i segni cardinali che segnano l'inizio delle stagioni. Oggi volevo continuare questa breve chiacchierata soffermandomi sui segni fissi, i segni che nella ruota dell'anno rappresentano appunto il continuum delle quattro stagioni nella loro pienezza, nel massimo raggiungimento della loro peculiarità. Quindi ci soffermiamo sul segno del toro, sul segno del leone, sul segno dello scorpione, sul segno dell'acquario. Il toro è molto interessante, è la parte centrale della stagione primaverile dei quattro, è l'unico che oltre ad essere un segno fisso è anche un segno di terra. Quindi già nella nomenclatura è intuitiva questa sua fermezza, stabilità. È ben rappresentata dalle pietre, una pietra che dà questo senso di fermezza, di stabilità. E come dico sempre, la natura ci aiuta a capire questi archetipi. Su questa pietra abbiamo la presenza di muschio, il muschio che cresce, prospera nella parte nord. Il nord fra i segni zodiacali e nelle direzioni non soltanto dello zodiaco ma anche delle direzioni della geografia, come vogliamo dire, è corrispondente una volta di più alla terra. Quindi questa stabilità, questa forza della fermezza del toro non deve però indurci a trascurare il fatto che c'è un continuum, c'è un collegamento fra i vari segni zodiacali e una continuità in questa ruota dell'anno e nel passaggio da un segno zodiacale all'altro. Infatti, seppur stabile, seppur fermo, già l'energia del toro ci porterà lentamente verso il segno mobile che lo seguirà, che è quello del Gemelli. E mi viene in mente sempre dell'osservazione della natura, del paesaggio. Non so se ti è mai capitato di fare un viaggio in un paesaggio desertico, non quello da cartolina, proprio il vivere, questo vissuto che può comunicarti il deserto, che non è... Prima c'è la vegetazione, poi di punto in bianco inizia queste dune di sabbia. Nell'osservazione del paesaggio, che percorso con un mezzo, con un veicolo, ti dà questo senso della distanza, della percorrenza di chilometri,
parti da queste rocce, da questo paesaggio sempre meno pieno di vegetazione, via via sempre più duro, più arso, più roccioso, e via via diviene pietraia, diviene brecciolina, diviene breccia misto sabbia, fino a condurti veramente nel classico deserto da cartolina fatto di dune, proprio di sabbia finissima. Già nell'osservazione, nel vivere questo paesaggio, c'è questo senso della ruota dell'anno, della ruota astrologica, del toro che porta il gemello, il segno d'aria, l'aria che soffia nel deserto e che piano piano, giorno dopo giorno, trasforma la pietra, alla fine, in sabbia. Quindi la natura, una volta di più, il paesaggio ci aiuta veramente a connettersi con quello che è questo senso dell'evolversi di questi archetipi zodiacali. Ma lasciamo appunto il discorso primaverile per arrivarsi verso l'estate. L'estate è la parte centrale, la pienezza della natura, la maturazione, i frutti che da verdi diventano maturi, diventano giallo, arancio, il calore, la costanza del sole, del sole leonino, il leone, il segno di fuoco, il centro della stagione estiva, la piena maturazione, la pienezza, tutto ciò che arriva sulle nostre tavole o anche non soltanto dalla natura, dagli alberi che magari crescono spontanei, ma anche l'uomo che interagisce, che coltiva, le messi di grano maturo, questo colore giallo intenso che corrisponde proprio alla pienezza della stagione estiva. E proseguendo sempre nella ruota dell'anno, arriviamo alla stagione autunnale, alla centralità della stagione autunnale, quindi al segno fisso dello scorpione, segno d'acqua, che anche in questo senso nuovamente c'è questo covare, questa trasformazione, questa connessione non soltanto con Marte come pianeta dello scorpione, ma soprattutto con Plutone. Quindi la decomposizione, la trasformazione, tutto ciò che è arrivato nella pienezza nella stagione precedente, nella stagione estiva, che pian pianino, prima di avviarsi al successivo inverno, cade, le foglie, e pian pianino comincia a decomporsi. Questo lavorio, questo profumo, questo aroma del bosco, della decomposizione, della trasformazione. Trasformazione che poi comunque si rallenterà ulteriormente per portare alla staticità apparente dell'inverno e quindi all'acquario, all'ultimo segno fisso della parte centrale dell'inverno, che segue appunto al Capricorno, se hai piacere di vedere il mio video precedente in cui abbiamo parlato appunto dei segni cardinali. L'acquario, che con la sua connessione uraniana diviene la parte centrale dell'inverno, quasi un laboratorio. Urano comunque connesso nell'attualità, nella nostra epoca, alla tecnologia, tutto ciò che è evoluzione, tutto ciò che è sperimentazione. E anche la natura ci insegna questo: nel periodo di apparente fermezza c'è questo laboratorio nascosto che porterà pian pianino al successivo inizio della primavera. Ecco, questo è un po', una volta di più, un parallelo, un'osservazione del mondo che ci circonda, della natura soprattutto, che ci aiuta a connettersi con queste energie planetarie, con queste energie dei segni dello zodiaco, e a essere più in equilibrio con gli elementi, a essere più in equilibrio con queste energie che anno dopo anno infinitamente continuano nel loro percorso. Direi che possiamo salutarci qui. Se hai piacere, se ti è piaciuto questo video, continua a seguirmi. Ci saranno anche altri contenuti, le interpretazioni astrali, l'oroscopo giornaliero nei prossimi giorni. E ciao.